Questa domanda è importante per tutte voi che dovrete, spero di no dal punto di vista oncologico, ma magari invece dal punto di vista ricostruttivo o estetico, affrontare un percorso chirurgico. E dice, in base alla vostra esperienza, credo la mia ovviamente, quali sono le domande fondamentali di conseguenza delle risposte che una paziente dovrebbe fare al proprio chirurgo durante una prima visita? E qui dobbiamo differenziare un po'. Se facciamo dal punto di vista oncologico, cioè la paziente deve chiedere che tipo di chirurgia mi farà. Deve togliere tutto, si può conservare la mammella e a questo punto la paziente deve esprimere dei desideri anche, ma se mi conserva la mammella, ad esempio, il mio lato cosmetico, cioè estetico finale, sarà comunque soddisfacente? Ci sono delle tecniche che permettono di utilizzare, ad esempio, le cicatrici che si usano in chirurgia estetica per cercare di ridurre al minimo la visibilità, posso ritoccare anche l'altra mammella per avere una simmetria che magari perdo con la chirurgia? Questa è la prima domanda, direi, essenziale. Poi è chiaro che se non ci concentriamo solo sulla chirurgia, ci saranno tutte le domande in merito alla terapia, gli effetti collaterali, cosa devo fare. Qual è il mio comportamento? Se torniamo alla chirurgia, che penso sia l'argomento più importante, se invece c'è bisogno di una mastectomia, capire che tipo di ricostruzione. Se dovrò mettere un espansore, l'abbiamo accennato in altri video, o mettere una protesi, e che tipo di mastectomia, si potrà conservare l'areola e capezzolo, dovrò togliere tutto, la cicatrice com'è estesa, quanti interventi dovrò fare. Se è necessario lipofilling, quanti sono necessari per arrivare al risultato? Tutto può essere programmato prima. Per cui avete ormai la capacità attraverso il web, su canali seri, di capire cos'è una ricostruzione, come si fa una chirurgia per un tumore alla mammella. Per cui dovete voi stesse farvi una serie di domande e cercare di condividere col chirurgo un percorso che sia il più chiaro possibile perché tutto si può decidere prima della chirurgia. Il solito esempio che faccio, fare la biopsia per sapere nome, cognome, indirizzo e codice postale, è perché quello ci dice tutto. Possiamo programmare anche eventualmente se necessita una chemioterapia prima della chirurgia, perché sappiamo che migliora tutto il percorso terapeutico. Per cui informatevi con i vostri chirurghi, chiedendogli tutto quello che sentite di chiedere, anche il vostro desiderio, perché è importante. Noi diciamo che bisogna utilizzare lo shared decision making, che vuol dire decisione condivisa, dove la donna è al centro del processo decisionale. Per cui siete voi che decidete insieme al chirurgo che vi offre le soluzioni migliori. A presto.